Grani di Sale, la rubrica settimanale condotta da Cristina Vidali e Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina e Cristina. Per questa nuova puntata di Grani di Sale oggi parleremo del fatto che la cultura non ha prezzo. Esatto, anche se generalmente proprio sulla cultura andiamo a lesinare. Esatto. È vero? E parliamo di libri, ci agganciamo a quella che è stata la puntata della settimana scorsa, certo. E dai libri faremo capire che la cultura, ripeto, non ha prezzo. Non costa 10 euro il costo di un libro, ma no. È quello da cui uno trae leggendo il libro, che è molto diverso. Non è palpabile, non è materiale, anche se è una buona parte che aiuta ad acculturarci, ma la cultura è qualcosa che non si tocca con la mano. È un po' più in là. Dopo, alla pausa. Rieccoci di nuovo qui in diretta a Radio Diva con Cristina e Gwendalina. Per questa nuova puntata di Grani di Sale stavamo parlando del fatto che la cultura non ha prezzo e del fatto che i libri sono importanti e non solo per noi adulti, ma soprattutto per i nostri bambini. Vanno letti i nostri bambini. Infatti la volta scorsa ti ho detto, quando dovete regalare, regalate un libro, per favore. Cioè, al di là del regalo un gioco intelligente, regala un libro, sfrutta la possibilità di regalare qualcosa in cui il bambino possa riconoscersi, possa volare tra virgolette in un certo senso con la fantasia, possa creare cultura. Infatti. E cultura non è solo il sapere, Gwendalina, cioè cultura non è solo riempire la testa dei nostri bambini di nozione, quella è conoscenza, non è cultura. Nome diverso, concetto diverso. Esatto, no? La cultura è proprio aiutare i nostri ragazzi ad aprire la mente a 360 gradi su quello che è un mondo totalmente diverso, un mondo ricco di tutto, di esperienze, di profumi, di cose, di immagini viste, no? Per cui fa cultura entrare in una pinacoteca, fa cultura andare a vedere uno spettacolo a teatro, fa cultura leggere un libro che può piacere o non piacere, ma per dire questo libro mi piace, questo stile mi piace, o questo non mi piace, devi avere un metro di paragone. Esatto. Un giorno mia figlia mi ha detto, io all'opera non ci sono mai stata, e ho detto, è una cosa grave, sì. È una cosa che dovremmo risolvere, coltivare, no? Cioè, diciamo. Dovremmo andarci, perché non puoi dire mi piace o non mi piace senza aver mai sperimentato, ma è una cosa che potremmo evitare di fare, no, non puoi evitare di farla. Puoi evitare di andare al cinema a vedere uno dei soliti cinepanettoni, se vuoi, no? Che sono fatti a stampino, tutti in quella maniera. Quando ne hai visti 3, 4, 5, capisci la dinamica, la costruzione, sì, e quella sì. Cultura. Cioè, capisci? Sì, ti aiuta a capire come funziona. Quella è ancora cultura, anche quella, capisci? E ti dice sì, mi piace, no, non mi piace. A teatro bisogna andarci, Gwendalina. Sì, poi ci sono i sottotitoli adesso, no? Ma dai, sai? Sì, no. Sì, sottotitoli inteso che sono per aria, nel senso. Ah, sì, come Antonio. Sì. In televisione sono sottotitoli, sì. Ma scorrono le parole, sì, perché sì, chiaramente sì. Non tutti sono così afferrati nel capire quando cantano, certo, le parole, certo. No? Quindi praticamente hanno digitalizzato il libretto. Sì, esatto, una sorta di karaoke, per capirsi, sì, no? Sì. E il colore man mano che vanno avanti con le parole, dai, quindi ti aiuta, è bellissimo. Wow. E poi non solo, organizzano proprio dei laboratori pre-spettacolo, sì. E quindi tu adulto, insomma, ti puoi vedere lo spettacolo, nel contempo il figlio segue il laboratorio in cui gli viene raccontata la storia, sì. E vede solo una parte dell'opera, non vede tutta l'opera, cioè la fa in maniera attiva. Capito. Perché lavorano con i colori, gli dicono, sì. Che cosa ti ispira questa musica, perché il laboratorio, sì. È fatto a fianco, no? Non, certo, è in loco, inteso dentro il teatro dove sì, è impossibile. Stanno, okay. Sarebbe impossibile. Esatto, una stanza a parte, diciamo, ma vicina, che senti dall'altra, senti con le orecchie quello che sta accadendo, sì. E in base a quello gli fanno colorare, gli raccontano, questa è la signora Butterfly, no? Sì. Che è stata, sì. E gli racconta a voce che cosa sta accadendo, cosa sta raccontando, e la musica, e questo suscita nei ragazzi che alla fine dicono, e questo te lo dico perché sono andata a più laboratori portando, insomma, certo. Mia figlia, io voglio vedere l'opera,
a me non mi interessa la borda. Ma se tu non sa, non ti viene spiegato, tu non capisci niente dell'opera. Vedi, una volta eravamo noi genitori che dovevamo leggere i libretti, sì, ai nostri figli e raccontarli, no? Gli danno il libretto in maniera semplice, capito? E gli viene raccontato. Bene. Io ho dovuto fargliela vedere due volte, cioè ho dovuto vederla due volte, perché la prima volta con il laboratorio per istruirla. E la seconda volta per vederla con, sì, lei. Sì, e il laboratorio è una di quelle cose che faceva integranti, sì, che non paghi, diciamo, pure faceva, sì, parte del inserita, servizio, sì, è inserita proprio cultura, ripeto. E da lì, la seconda volta, gli ho fatto vedere tutta l'opera. Certo. Ma se non c'era il laboratorio non avrebbe capito, io non sarei stata in grado di capire, di farglielo capire nella stessa misura, perché mi sarei limitata a leggere una fiaba. Esatto, ti saresti limitata a raccontare. Capito, ma ne parliamo dopo la pausa. Rieccoci di nuovo per questa puntata di Grani di Sale con Cristina e Gwendalina. Stavamo parlando di cultura, che la cultura non ha prezzo, dell'importanza delle opere liriche, perché diciamolo, ma sì, ci ma sono dei mezzi, esatto, delle opportunità con 5 euro poter andare a vedere un'opera lirica al teatro. Sono, di... Sono 5 euro? Sì, sono quelle per le famiglie. Ne molti di più. Per le famiglie, non solo qui ma anche a Venezia, te lo dico perché l'ho fatto, quindi sì, basta, no, solo interessarsi un po'. All'epoca in cui io potevo permettere di andare a vedere le opere, ero all'università e con 5.000 lire all'epoca eravamo ancora indietro, sì, pensa sì, quanto sì, tempo chiaro, passato, si andava a vedere invece la prova generale, tutti zitti, tutti in silenzio, ah, che meraviglia. Tra l'altro dirò, lo dico perché è una cosa accessibile, proprio il concetto con cultura, renderlo accessibile a tutte le famiglie, perché al giorno d'oggi uno dice impossibile poter andare a teatro con i bambini perché siamo in troppi, perché no? Ma perché siamo in troppi, perché c'è un costo, perché, perché i bambini si stufano. Ci sono dei però i laboratori sono una bella idea. Sì, ci sono degli spettacoli mirati di quadri, perché diciamolo, dove sta un teatro nel nostro territorio? Adria. Devi andare per forza ad Adria, se non poi a Rovigo. O lì, o Rovigo, okay, o facendo 70 km a Venezia. Ecco, allora, dal film Venezia, le dura, quei bambini... Mettiamola tutto, ecco, mettiamo tutto in insieme, senza fare tanta strada, e avere un prezzo promozionale, chiamiamolo promozionale, sul biglietto di entrata, certo, basta certo andare ad Adria, comprarsi un caffè, sì, usare lo scontrino per mm-hmm andare al botteghino del teatro e andare a vedere quella che è la rappresentazione, perché in questo periodo diciamo, c'è questo tipo di promozione, no? Certo. Quindi i bambini o studenti, insomma, mm-hmm, 5 euro per gli studenti, e dopo galleria, platea, adesso sì, non vabbè, mi ricordo i dettagli, sì, e quindi l'abbattimento del prezzo in se stesso. E perché hai fatto girare l'economia, ti sei preso un caffè, cosa costa un caffè? Sì. Hai risparmiato? No, veramente, è sì, una, sì, un'iniziativa spettacolare, e vai, mi piace. E vai a teatro, un signor teatro, perché Adria, no, bello, io non so quanti Adria, ci siano stati, certo, io fino a quando non ho avuto una buona possibilità, non ho mai avuto il motivo per andarci e per portare mia figlia a vedere spettacolo, chiaramente, no? Lo eviti, perché siamo, sì, i primi. Perché il teatro è il teatro, il teatro è sembra una cosa inafferrabile, sì, no? No, è vero, e invece stanno facendo questa politica buona per rendere accessibile il teatro a tutti le tasche. Guarda, se la politica funziona sarebbe cosa che permette veramente a tutti e soprattutto ai bambini di crescere in un'esperienza che secondo me è molto 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 bella, al di là che possano capire o meno tutta un'opera, e lì ovviamente sceglieremo un'opera che ai nostri bambini possa essere più facile da capire, certo, ovvio che non andiamo a scegliere, per quanto possa essere bellissima, una Aida, perché è complicata da tutto quello che è il discorso politico dietro, no? Cioè scegliamo qualcosa di più facile, però questa promozione, questa iniziativa fatta dal comune in sé e soprattutto fatta per far accrescere la cultura nei nostri ragazzi e in noi è fondamentale, cioè sono cose veramente da
prendere al volo, si suol dire, decisamente per i prezzi. Poi vuoi mettere andare un palazzetto, dico Rosolina perché Rosolina non ha teatro. Sì, no, paghi lo stesso prezzo. Noi non abbiamo un teatro, No, ho detto Rosolina per fare citare un comune, che comunque non ci sono altri comuni che hanno il teatro. Certo. Paghi lo stesso prezzo che paghi attualmente, prezzo pieno, andare in un teatro, perché così io ho fatto i confronti. Certo. Ma dopo due ore seduti su quegli spalti è un'altra cosa rispetto a essere seduti su una poltroncina. Guarda, abbi pazienza, cioè io ti ho appena detto, anche noi non abbiamo un teatro. Allora, un teatro ha una struttura particolare, ha una struttura in cui la sonorità stessa e quindi la costruzione, oseremmo dire architettonica, ti permette l'esaltazione dei suoni, ok? Quindi riesci a sentirli tutti. E riesce a sentire le modulazioni della voce, non solo quando cantano ma anche quando parlano, no? E cosa che non succede quando tu vedi lo stesso spettacolo, beh, la lirica in un palazzetto sarebbe impossibile da vedere. Eppure l'hanno fatta. Dal mio punto di vista. Ok, va bene. Ma sono d'accordo con te perché ho visto sia in un contesto sia nell'altro. Sì, non certo. C'è paragone. No, assolutamente. E non è paragonato al prezzo del biglietto che era lo stesso, Sì, appunto. Purtroppo. Sì. Ma ne parliamo dopo, no, vero? Ritorniamo. Bravo. Rieccoci per questo ultimo step di questa puntatona di Grani di Sale, sempre con Cristina e Gwendalina, puntatona di Grani di Sale, ripeto, e molto puntatona. Sì, abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato delle agevolazioni. Io sono che rendono... Se potete guardare uno spettacolo, andate a vederlo in un teatro, per sì. E i prezzi non sono così diversi, sappiatelo. No, no. Risparmiate, cioè evitate sappiatelo. Di andare a mangiare fuori, ma tre non c'è volte bisogno, e Cristina. Andate a teatro, capito? Guarda, ti dico, non c'è bisogno, perché c'è chi dice sono vicino a casa, vado nel palazzetto, basta muoversi 10 minuti con la macchina, paghi lo stesso e ha una comodità che non ha uguali. È un po' come dire prendo un libro, regalo un libro ai miei bambini in ebook e lo regalo. Non c'è in paragone. Carta. Ok, regalateli in carta per piacere, e non è cattiveria, però è proprio l'attesa che c'è nel prendere quel foglio di carta, girarlo e vedere una nuova immagine che si apre agli occhi. E il profumo del libro dove lo mettiamo? Il profumo del libro, per cui una regola, ritornando alle regole della volta scorsa, è proprio quella di non lasciare mai un bambino senza i libri. I libri non sono stupidaggini. Io mi ricordo la mia nonna, che cara, non sapeva leggere e mi diceva sempre: ma nei libri non si capisce niente, ci sono tutte parole e non si vede niente. E da lì ho capito che per lei era necessario andare a trovare dei libri in cui si vedesse, e allora abbiamo cominciato a tirar fuori tutti i libri con le immagini, e lei è diventata la persona più rapita di questo mondo nel leggere i libri. C'è l'imbarazzo della scelta. Bravissima. Anche in quello. Mai lasciare un bambino senza libri. Se potete, per piacere, quando andate in posti dove sapete che bisogna aspettare tanto, portatevi via un paio di libri. Ma ci sai sono che adesso si trovano? Piccoli, queste cose. Sì, sapevi? Non dappertutto. No, però, l'ospedale, per esempio, hanno fatto dei book crossing. Sì, l'entrata dell'atrio, sì, per esempio, sì, del sì, comune sì, di Adria. Certo, certo, cioè, è vero. Che è vero. Non dista tanto dalla biblioteca, no, per dirti. No. Però hanno creato il book crossing, cioè un punto, sì, insomma, in cui tu puoi prendere un libro, sappiatelo, radioascoltatori, puoi prendere il libro e te lo porti a casa, non, sì, stai rubando. No, poi lo riporti o porti qualcosa di diverso rispetto a quello che hai letto. Sì, sono... puoi fare lo scambio, ma te lo puoi anche tenere, esatto, senza scambiare. Cioè, esatto, sta accadendo. Ripeto, non lasciateli senza libri. Invece di dire stai fermo, stai buono, stai fermo, stai buono, che ci logoriamo dentro, portatevi via un paio di libri. Ci sono i librettini piccolini, ci sono tutte le versioni. Io mi ricordo che ho trovato un libretto bellissimo, tra le altre cose, che era grande, una spanna, proprio una cosetta, mi stava nella tasca, nella borsa, nel giubbotto, ovunque, ed è un modo per far passare il tempo senza, passatemi il termine, instupidirci davanti ai giochi al telefonino o a guardare programmi che hanno veramente poco senso, e soprattutto è un modo per portare la cultura sempre con noi e aiutare, insegnare ai nostri bambini a portare la cultura sempre con loro. Infatti, torniamo alle regole. Certo, per fare un po' di... ce ne manca una sola.
quando leggete ai bambini, cosa che avevamo detto all'inizio della puntata scorsa, lasciatevi sempre trasportare, lasciate che quel racconto non parli solo al vostro bambino, ma parli anche a voi e attraverso di voi al vostro bambino. Quindi le voci, le espressioni, l'empatia che emerge, no? Nel sentirsi tristi con il personaggio, sentirsi allegro, lasciate che esca e che il vostro bambino possa sperimentarlo attraverso di noi, attraverso la nostra lettura. E la nostra lettura, sappiatelo, nostra intesa, certo, in senso lato, no? La lettura è cultura. È e la cultura, cultura, torniamo al fatto che la cultura non ha prezzo, non si può, non è associabile al costo del libro, non è associabile al costo di un'opera che si va a vedere a teatro, non è associabile a tutto quello che si deve, è economico, no? È materiale, si tocca. C'era un professore all'università che diceva sempre: ragazzi, rinunciate ad un paio di pantaloni se non vi servono, ma non rinunciate mai a fare un giro in un museo, in una pinacoteca o a vedere uno spettacolo teatrale. Okay. All'epoca mia gli spettacoli non erano così economici. Beh, sì, sì, chiaro. Ma per rendere accessibile abbiamo dovuto far così. Esatto. Ok. Con queste piccole chicche sulla cultura che non ha prezzo. Grani di sale. Esatto, proprio granellini di sale. Vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre con Cristina e Guendalina. E grani di sale. Buona giornata a tutti. Ciao.